Allora, poi l'idea nel ciclo è nella prima pagina di lasciare l'intestazione questa qui, lo chiamerò intro e poi invece farò l'operazione 01 che sarà sull'altro foglio, operazione poi 01, come si dice, 10, 20, 30 e così via. L'idea, come si può dire, è avere una leggenda all'inizio nell'intro, cioè siccome poi nell'operazione metterò velocità di taglio, invece che mettere velocità di taglio e così via, metterò VT, VMP, in modo che, siccome comunque le velocità sono dei numeri, per avere le tabelle più piccole, fondamentalmente. Poi gli utensili, vorrei codificarli in questo modo, però devo ancora completare, cioè non so, T00 sarà parte della ISO 243, dunque quelli per tonitura esterna, e dunque ci sarà il 01, 02, 03, 04 a seconda della normativa. ISO 514 invece è il T01. Poi le punte del trapano T02 secondo la ISO 235 e poi qui gli farò il diametro, ok? Non so, T02 10, io dico. Dunque punta da trapano secondo la ISO 235 con diametro 10. Poi T03 è il maschio filettatore, non so, M10 ISO 529, metterò T03. E dunque una leggenda che uno può vedere come la T04, le punte d'accento lì. Devo comunque guardarlo un attimo, però avere dei collegamenti, una leggenda in pratica di dire ok, l'utensile non scrivo, metto una sigla come T sta per tool 00 trattino 01, ciò che è per tonitura esterna il tipo l'ISO 1. Ok, quello che segue la ISO 243. L'idea è questa qui. Qua poi io ho messo, metterei questa tabellina delle velocità di taglio perché in realtà sul manuale di meccanica non c'è proprio, non ce n'è una specifica. Certo, uno si può fare i calcoli, però ciao, cioè, non finiamo più. Ok, e dunque questo più o meno una certa grandezza che bisogna usarlo in un certo modo. Ecco, l'idea è un po' quella lì. Queste le ho create in Excel, l'immagine le incollo. Potrei crearmele anch'io in solido, però ecco, devo solo sistemare, a mio avviso, questa, devo essere più preciso. Poi adesso devo sistemare, ho già un'idea di come fare. Perché nell'OP01 ci sarà tutte le fasi, ok? Tutte le fasi dell'OP01. E a questo punto devo fare, ho già in mente un'idea, però devo vedere come farlo. Vabbè, comunque questo praticamente è la prima pagina, come dovrebbe essere la prima pagina del mio ciclo di lavoro, ok? Dunque, riassumendo, una leggenda qui, ok, che dovrò ampliare, che posso tranquillamente creare in Excel e poi incollo le immagini, così uno che deve andare a controllare, a correggere, ha già la leggenda e le velocità di taglio che si usano. A questo punto, naturalmente, invece, questi, come ho fatto vedere nei video precedenti, saranno modificabili dal tab builder. Adesso mi manca, diciamo, quella dell'OP01 che devo modificare tutto qui, perché l'idea è di togliere questo qui lo porto sopra e poi il disegno sarà messo qui, fondamentalmente. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.